Allora, io ringrazio gli operatori e gli ospiti della comunità di Vessimo e ho voluto essere qui. Calcolate che noi solo oggi facciamo 45 iniziative in giro per tutta Italia e quindi vuol dire 45 realtà che hanno scelto di fare un'operazione un po' come questa, già Giovanni l'ha detto, che è quello forse di provare piano piano, un po' a cerchi concentrici, quindi chiediamo a chi è, e quindi darci una mano, di provare a riscrivere l'immaginario di una comunità. Quello che noi abbiamo fatto negli anni 80-90 è stato una... dico con noi perché qui c'è Luigi Ciotti, qui c'è... cioè, li porto sulle spalle, quindi immaginate questo ruolo che io ho da un anno, anche i significati di tutto questo. Calcolate che siamo in questo momento al CNCA, sono quasi 300 gruppi in tutta Italia, sono 15.000 operatori, che hanno scelto volontariamente di mettersi insieme per provare a costruire dei momenti di formazione, incontro, apertura, riflessione, eccetera. E quindi un ragionamento sul quale stiamo in questi anni, Vessimo è una delle realtà più grosse e io ho chiesto a Vessimo, per cui questo momento qui sarà pubblicizzato ed è già pubblicizzato nella rete nazionale, una rete nazionale di cui fanno parte non solo il CNCA ma fa parte anche il CEIS e quindi tutte le FICT, i vari CEIS delle grandi città, c'è anche San Patrignano, c'è la comunità incontro, quindi è una rete nazionale che si sta iniziando a confrontare non sempre con le stesse idee, questo lo si capisce, rispetto a tre cose io credo importanti. Potrei parlare per ore di queste cose ma fa freddo e credo che sia giusto, però credo che sia importante anche perché abbiamo età diverse provare a capire. Noi negli anni 80-90 abbiamo voluto dimostrare che era possibile accogliere le persone che qualcuno già definiva senza speranza. Quando Giovanni dice le persone allora si diceva devono toccare il fondo perché altrimenti non cambiano, noi ci siamo iniziati a rendere conto che forse quando si arriva sul fondo si può iniziare a scavare. E qualcuno ha scavato tanto per parecchi anni e qualcuno sta ancora scavando nelle nostre periferie, nelle nostre città, eccetera. Allora abbiamo iniziato a pensare che forse era importante dare invece un controcanto, un controsegnale, che se tutto un mondo, noi lo chiamiamo sempre in parte cattolico e in parte un po' comunista, perché erano due motivazioni forti, uno voleva cambiare più la società, l'altro voleva accogliere i bisogni, quindi c'era un po' questo mondo che si incontrava, si poteva dare una risposta, quindi non è né di destra né di sinistra questo mondo, è un mondo di persone, di cittadinanze che hanno deciso di dare delle disponibilità per ricominciare a dare, che è questo l'elemento, prospettive di cambiamento. Perché se si vede, credo che alcuni dei ragazzi qui lo sappiano bene, ragazzi o giovani qui lo sappiano bene, il mondo visto da quell'angolo là non è molto semplice, perché c'è una dipendenza forte, c'è uno sbattimento continuo, c'è un ragionamento quotidiano, c'è un sentirsi continuamente, quotidianamente a un lato della strada. Don Redendo, altri, molti di noi, eccetera, hanno scelto che in quella strada, che in quegli angoli, che in quei quartieri era un modo di vivere anche nostro. Il drop-in di Brescia, di Bergamo, le unità mobili, le comunità hanno scelto negli anni 80 di iniziare a dare dei segnali, e lo dico anche in un momento drammatico, molti di voi non erano ancora nati, però nel 91-92 in Italia morivano 1.300 persone di overdose all'anno. Calcolate che questo è andato avanti per circa 10 anni, poi un po' è diminuito, vuol dire che noi avevamo migliaia di persone che morivano giovani, e questo riguardava le nostre città ricche, Brescia, Bergamo, Milano, Pavia, Lodi, eccetera. Lì abbiamo iniziato, oltre alle comunità, a iniziare a dire che forse oltre ad avere dei luoghi come questo, come tanti altri, sono quasi 500 i servizi e le strutture in giro per l'Italia che accolgono persone con problematiche di dipendenza. Noi ne rappresentiamo circa la metà come CNCA e credo che Vessimo, adesso non ho fatto gli ultimi conti, sia una delle, se non la, una delle realtà più grosse del CNCA. Il lodo qual è stato? Costruire prima una comunità, iniziare ad accogliere, incominciare a ritornare a ricontattare le persone sui territori,
con gli sportelli, con la prevenzione, con il drop in, eccetera. E poi, questo è stato l'altro pezzo di lavoro grosso, a cui Giovanni, io, Giovanni abbiamo lavorato, è fare in modo che questi diventassero, come diceva Giovanni, un sistema garantito per le persone che facevano più fatica. Abbiamo passato anni con grande difficoltà, ci stiamo ancora ragionando, per fare in modo che questo, al di là della, sia un diritto che una persona che vuol cambiare può usare. Ed è stata una battaglia, perché qualcuno ancora urla buttate via la chiave, qualcuno ancora dice sempre più nel fondo è così, ma quello non riguarda me, fino a quando, e io su questo permettetemi dico, fino a quando purtroppo qualche volta non scopre di avere in casa problemi simili. Lo dico anche perché chi è qui ha una sua sensibilità, però permettetemi di fare anche quello che un po' ci lavora da tanto tempo su questo. Noi abbiamo dei dati che ci dicono che un quarto dei nostri giovani nelle scuole superiori dichiara ai 19 anni di aver consumato una droga, uno su quattro. E attorno ai 25, quasi la metà dei nostri giovani ci dicono di aver sperimentato una sostanza. Per molti di loro, per fortuna, sono anche giovani che magari fanno la sperimentazione e poi non interessa, smettono, non fanno altre cose, roba del genere. Però quello che sta capitando è che potrebbe essere, purtroppo il mercato è quello lì, può succedere che qualcuno dei nostri giovani, per quanto abbiamo fatto di tutto a trasmettere valori, etica, importanza, eccetera, possano incontrare un momento di sperimentazione o di difficoltà. Allora abbiamo iniziato a ricominciare a ragionare come comunità se forse, oltre ad accogliere, calcolate che le comunità in Italia attualmente accolgono circa 16-17 mila persone all'anno. Oltre ad accogliere in queste strutture, fanno nel meglio, nella miglior possibilità, nella modalità più intelligente, chiaramente non del CNCA, sono i più bravi, no? Abbiamo iniziato a pensare che forse dovevamo essere anche soggetti di sensibilità e di controcanto sul territorio. Cioè che una comunità non sia solo quel luogo che accoglie le 15-20 persone che sono qui per provare a costruire percorsi, ma anche un luogo che sempre di più in questi anni ci stiamo dicendo diventasse energia vitale per un territorio. Allora è il cinema, allora è un'attività di lavoro, è volontariato, è magari una casa d'accoglienza inserita in un territorio, è il lavoro di quartiere. E allora in questa logica qui abbiamo messo insieme un tavolo di lavoro che attualmente coordina, che è promosso dalla Caritas Italiana e che è coordinato dal prete che mi ha preceduto, che è Don Armando Zappolini, un prete che aveva due comunità in provincia di Pisa. Lo coordina lui, attraverso insieme alla Caritas abbiamo rimesso attorno a un tavolo, al di là delle ideologie, i percorsi, eccetera, tutte le comunità dicendo forse dobbiamo iniziare a dare dei segnali al territorio oltre ad accogliere le persone. Sono varie le iniziative, poi se volete andate sul sito del CNCA, le leggerete, sono moltissime, eccetera, ho soltanto già lungo e quindi fa freddo, quindi, ma c'è una cosa importante, abbiamo deciso che almeno due giorni, perché c'è questo sabato, sono due sabati, oggi e sabato scorso, chiedere a una serie di realtà se avevano voglia, quasi come impegno comune, quasi la giornata delle comunità aperte, si dice attualmente si usa l'open day, no? L'open day delle comunità in cui una comunità facesse uno sforzo a raccontarsi e da un altro lato chi in un territorio ha voglia di rinnovare significati, percorsi, eccetera, potesse entrare liberamente in un luogo come questo. Che di solito, alcune lo sono ancora, purtroppo sono un po' vissuti come mondo a parte. Per qualcuno è, tenetevi di là e mandatevi la chiave. Il lavoro che è Bessimo, sono sicuro, come molti altri stanno facendo invece, è provare ad accompagnare per un periodo, che io capisco le persone che sono qui ospiti, è durissimo per se stessi, riscrivere la propria storia, analizzare gli errori fatti, però con educatori, operatori, eccetera, che sono qui perché le persone possono rielaborare una situazione come questa e, come ad esempio vedete i quadri,
Abbiamo qui un pittore che tra le cose ha fatto un suo percorso e ha deciso di diventare un artista, che poi si presenterà lui se ne ha voglia, eccetera, che in fondo là nell'angolo, no? Ecco, sei scappato, mi spiace, volevo anche pubblicizzare le cose che fai. In questo segno quindi, una comunità che è parte della, che è parte di una storia, delle persone, di un territorio. La cosa che rilanciamo, e Giovanni sicuramente è, lo dico anche a tre Giovanni, sono circondato da Giovanni. Sei fortunato, sei fortunato. No, una cosa importante, lo dico all'assessore, lo dico a chi del territorio, usate di più questi luoghi, perché noi ci sentiamo, adesso c'è questa parola molto di moda, che si chiama energia circolare. Noi ci sentiamo da un punto di vista del capitale umano parte di un'economia, di un vissuto circolare anche delle persone, con le quali fare un percorso, alle quali restituire percorsi, riragionare. E quindi, oltre ad alcune attività, il cinema, altre cose, eccetera. Per cui io ho chiesto quest'anno, e così poi mi paga il caffè Giovanni, che fosse Bessimo il luogo su cui il CNCA, come dire, le faceva luogo simbolo, e da presidente sono venuto poi da vice da Milano. E quindi abbiamo scelto Bessimo per il numero importante, per le loro trasformazioni, eccetera. E vi ringrazio, credo che questo sia un momento importante per la comunità, ma anche per noi. E chiediamo a voi davvero, usateci anche noi, oltre a quello che noi invitarvi. Poi io so che c'è un odore di focaccia, di pizza e altre cose buonissime, e io mi fermo qui e chiedo a Giovanni un attimo di raccontarci due cose. Ormai sto incastrato. Ciao a tutti, io sono Giovanni, ho fatto la comunità nel 2016, adesso sono, sto bene, 4 anni. Ero un ragazzo senza speranza, cioè ero vuoto dentro, e la comunità mi ha dato una grande opportunità di ritrovare me stesso e di vivere in sintesi. Grazie a loro, pure in parte faccio questo, che esprimo tutti i miei sentimenti su tela e non su altro. E voglio ringraziare veramente tutti gli operatori, da insomma Diana, Cimì, Erika, da Greta, tutti. Vanno per una grande mano, scusate l'emozione. Io ringrazio. Grazie, grazie. E posso dire, allora, un'ultima cosa a chi è entrato da poco, che c'è speranza. Bisogna avere fede e crederci. È difficile, non è una cosa facile, perché è una cosa nuova vivere al di fuori della droga. Però si può fare, io posso garantire che si può fare, con un buon sacrificio, con l'insegnamento che danno qua e con la forza che ognuno ha dentro di noi, si può vivere meglio. Questo è tanto. Perché penso che sia una testimonianza sia per chi sta facendo il percorso, per gli operatori, visto che non eri senza speranza, mi ricordo, e lui è uno dei superstiti della montagna terapia, nel senso che lui è riuscito a fare il tutto e è uscito vivo anche da quello, quindi ti ringrazio. No, è bello sapere che c'è qualcuno che quindi che sei utile, che siamo utili. Sì, molto utili. A me sono stati. Poi fa anche l'infermiera, professore infermiera, e l'artista che c'è in lui ha fatto esprimere un po' di quello che vedete, perché c'è molto altro su internet. Sì, su Facebook, si sta espandendo dalla Spagna a Roma. Allora vi invito qua nella sala. Grazie.